Oh, che cazzo va? Piratalo! Piratalo! No, no, signori, ve consiglio Matteo Scarpeo. Fai un buso sottoterra, fai un bunker in casa, perché Google sta lavorando meglio di Apple, forse, lato sicurezza. Ma in sto mondo se proprio dovrei andare tutto a rotoli, fasioi, ceci, pisei, lì mi sa che diventerà pericoloso anche qua dentro. Da una camera a gas non si scampa minga, Signori! Ma incredibile, qua non ci crede nessuno! È uscita la funzione anti-musimarsi, anti-ladri, signori, per i Pixel, ma non solo, è proprio una funzione di Android, disponibile da Android 10 e superiori, che sia la volta buona che Google sta svoltando. Oggi ci divertiremo a testarla come si deve, perché è uscita questa funzione che si chiama blocco per furto. È fatta appositamente proprio per bloccare il dispositivo quando ci viene ciulato dalle mani. E vabbè, ma è un caso proprio estremo, un caso limite, ma chi vuoi che te lo rubi dalle mani? Via Milano, poi se risentimo. 3 anni fa mi hanno ciulato il Pixel 6 prostata. Ricordiamolo, volete guardare, recuperatevi quel video. Beh, blocco per furto dovrebbe fare proprio questo. Cosa potrebbe fare ovviamente un musomarso? La prima roba è l'occasione giusta, è ciulartelo proprio quando ce l'hai in mano, perché così è già sbloccato e quindi ha più possibilità di andarci a mettere le mani. E quindi prime cose che fa è tentare di tenerlo sbloccato, quindi magari continuare a toccare ogni tanto per far sì che non vada in blocco. Oppure cosa? Andare nelle impostazioni ad aumentare il tempo prima che si metta in blocco lo schermo, in modo da avere più tempo, no, per magheggiarci. Oppure disattivare internet, mettere in modalità aereo per non renderlo più rintracciabile, per far perdere subito la sua posizione. Beh, Google ha pensato a tutto questo. Lo so, non è possibile, ma vi faccio capire subito. Blocco per furto, quando lo andiamo ad attivare ci spiega come funziona. Ci dice che se appunto rileva che il tuo dispositivo è stato rubato, il relativo schermo verrà bloccato automaticamente per impedire l'accesso ai tuoi dati personali. Questa funzionalità utilizza sensori di movimento del dispositivo, nonché le connessioni wifi e bluetooth, per rilevare se qualcuno lo prende all'improvviso e devi utilizzare attivamente il tuo dispositivo mentre è sbloccato. Quindi noi la attiviamo subito e andiamo a testarle una ad una in questo video. Ci divertiremo un sacco, state con me. E oh, nessuno, cercato tutta YouTube mondo, che non c'è nessun che la testa sta funzionando. Video americani, gente che dice oh please enable this function, this will save your life, oh very good Google. Ma nessuno che ha provato a vedere se funziona davvero, se è una stronzata. Che senso ha consigliare una roba che manco si prova? Meno male che c'è il maniaco per eccellenza, signori, ce l'avete qua, va che muso da mona. Lasciate mi piace e condividete il video, fatelo esplodere, vi prego, se volete che continui ad essere colui che indaga più a fondo. Ma è importante dire che non è l'unica funzione di sicurezza che Google ha introdotto. Se sono svegliati all'improvviso e gacciapà un fulmine in testa. Hanno ricominciato a girare anche i neuroni oltre alle palle. Migliorare subito la sicurezza di Android. Via, pescalta Bauchi. Come vi dicevo prima, la prima roba che vanno a fare è aumentare il timeout dello schermo. Ebbene, Google ha pensato subito a questo. Cioè, quando andate a modificare quell'opzione, vi chiede l'impronta. Dovete verificare la vostra identità. Quindi se uno vuole mettere 30 minuti... se la prende nel tamarindo. Oppure potete addirittura bloccare lo schermo del telefono con il vostro numero di telefono. Cioè, se avete appunto il numero di telefono associato, puoi bloccare lo schermo del telefono, forzarlo, nel caso magari non vi fidate che questa funzione abbia funzionato appunto nelle mani del marso. Voi potete, tramite il vostro numero di telefono, e quando andate nelle impostazioni vi chiede, ve lo controlla, ve lo verifica, cioè verifica che ci sia associato a questo telefono quel numero di telefono, e da quel momento voi potrete bloccarlo da remoto. Se non riuscite per esempio ad accedere da un altro dispositivo all'app trova il mio dispositivo, quindi non riuscite a fare l'accesso, presi dall'ansia, da tutto, poi testiamo al volo anche questo. E anche addirittura si può fare che in automatico il telefono si metta in blocco se qualche marso appunto va a disattivare internet. Finalmente è cambiato da così a così in un attimo la sicurezza di Android, ed è pure meglio di iPhone, perché se vogliamo tutte queste funzioni, queste chicche non ci sono su iOS, tantomeno questa che grazie all'intelligenza artificiale capisce se ce lo ciulano dalle mani. A questa roba qua non ci ha pensato neanche Apple. Bravo Google, speriamo che funziona, se no veramente varacciappo. Il primo volo che tira una spetardà in sede. Ara che non mi piace minga sta roba, querelo Google per eccesso di sicurezza. Allora signore, siccome prima parlava che questa funzione utilizza il wifi, anche il bluetooth, quindi non è solo una questione di giroscopio, di movimento brusco del telefono, ma appunto dovrebbe rilevare probabilmente anche magari se noi abbiamo il watch al polso, capisce se ci distanziamo troppo dai dispositivi nostri connessi, magari grazie a queste cose riesce a capire ancora meglio probabilmente se ci viene ciulato il telefono all'improvviso. Ebbene, noi lo vogliamo mettere in difficoltà nel modo più assoluto possibile.
possibile. Quindi voglio testare questa funzione prima di tutto senza nulla, senza avere addosso né cuffie né orologio, niente di niente connesso, quindi solo ed esclusivamente il Pixel. Parentesi, prima che me lo chiediate, per attivarla come si fa? Google Marso. Allora, in teoria ho già letto che stanno cambiando la posizione, quindi spero già che si sbrighino, perché non si trova, non si trova. Cioè dovete andare nelle impostazioni su Google, poi tutti i servizi, uno dice su sicurezza, no, guai al mondo, tutti i servizi, e poi scorrere tutto giù e andare su protezione da furti. In teoria la stanno appunto spostando su sicurezza. Date un'occhiata un po' in giro e verificate che sia attiva. Ovviamente andiamo con il primo test, caso peggiore di tutti: furto a piedi con soggetto malcapitato. Brutto delinquente, vieni qua, vieni qua. Allora, attenzione, vedete qua, punto di vista del ladro. Attenzione, io scappo, corro, sto correndo come un pazzo. Vado alla fine di questa via e incredibile, signore e signori, si è bloccato. Guardate che ci dice protezione dai furti, dispositivo bloccato automaticamente. Funziona! Oh, ecco invece il soggetto mal decapitato. Aia, ma che mi hai tirato un mattone? Eh sì, è il Brondi. Ma quanti telefoni c'hai? No, quello lo uso solo come oggetto contundente. Ridammi il telefono e la pensione! Signori, dopo sta corsa mi sta venendo uno scioppone. Ho bisogno di idratarmi. Fate come me, usate la testa. Ma che è? Ah, sono le nuove borracce di Airup. Ho capito che questo è il modo migliore di idratarsi salutariamente, bevendo solo acqua pura, senza rinunciare alla compiacevolezza del gusto. Ho capito che così usate la testa, ma non intendevo questo. Aia. Oh, a parte i scorsi, Airup ha veramente inventato un modo geniale di farti venire più voglia di bere, piuttosto che l'acqua in sapore. Dai, diciamocelo, tutti ci abbiamo voglia di bere le schifezze, le bevande super zuccherate con robe chimiche che non fanno di certo bene. Ma con Airup, per chi non sapesse, beviamo solo acqua pura con un sapore dato solo dall'odore. E questa è un'ottima buona abitudine da aggiungere alla routine quotidiana. Quindi funziona con l'olfatto, bisogna bere dal naso. Ma no, devi bere normalmente. Vabbè, testa bene. Mesciuni e gambe, mayday, Gian Piertoldo affondata. Mi hanno mandato queste due nuove borracce bellissime in acciaio. Sono veramente un tocco cool, elegante, no? Bello. E mi hanno inondato di pod aromatizzati per tutti i gusti. Pari i libri di Geronimo Stilton, quelli con le pagine che te spreghevi e veniva fuori l'odore, no? Meno male che non sa spirare la pagina che s'aveva de scoresa. Comunque queste borracce sono molto premium, mantengono l'acqua fresca fino a 14 ore. E ci sono pure in due colori, il Dusky Obsidian e il Blush Quartz, e in due misure da 4,80 e 8,50 millilitri. Basta inserire il pod del vostro aroma preferito e via! Vi lascio scoprire le attuali offerte di Airup dal link in descrizione. Andiamo avanti. Andiamo subito con il secondo test, furto in monopattino. Ebbene, signori, ci muniremo di Marisa e per la prima volta le chiederemo di commettere un furto intenzionale su richiesta. Grazie Marisa e... Ed eccoci qua, vedete? Secondo furto. Occhio alla Marisa, scappa via in monopattino, si fa altrettanti metri di strada, arriva alla fine della via ed eccolo lì che, ecco, si è bloccato, signori, incredibile. Quindi funziona anche in questo caso. Si è proprio messo in blocco lo schermo da solo e niente, ci chiede il PIN, ovviamente. Si dice proprio sblocco avanzato non disponibile, quindi bisogna mettere il PIN. Vi è piaciuto? Signori, andiamo con un altro test. Siamo a Milano, non si può che non testare in metro. Cosa fanno le borseggiatrici? Aspettano la fermata, no? Aspettano che si aprano le porte della metro, ciulano quello che devono ciulare ai primi che trovano sulle porte, nell'istante in cui sta per partire la metro. Così si chiudono le porte, poi tu parti e loro rimangono. Ah, molto bene, prendiamo questo. Ma prendiamo anche questo. Ah, che bello. Tanto sono incinta, non possono farmi nulla in questa meravigliosa città. Così pare più che ci abbia una quinta di fette. Oh, sta uscendo! Un parto prematuro! No, devo prendere in prestito a tempo indeterminato almeno altri 15 telefoni. Oh. Proviamo a simulare questo esperimento. Salve! 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 Carissimo! Velocizziamo la fuga anche qua. Attenzione, riesco a raggiungere le scale della metro. Diavolo! E attenzione, pupulazione, eccoci qua. Ah, eccolo! Si è bloccato!
Si è bloccato. Non mi dice perché, ma si è bloccato. Giuro che non ho premuto il tasto io. No, lo stavo tenendo così proprio. Allora, non funziona. Blocco avanzato non disponibile. Infatti mi dice per forza di inserire il PIN. Ora signori, vi confermo quello che ho detto prima. Adesso fidatevi, guardate qua. Se io prendo il telefono, lo lascio sbloccato e tolgo internet, quindi disattivo internet, dopo circa 5 minuti è andato in blocco da solo e mi ha detto appunto: il dispositivo è stato bloccato automaticamente, è rimasto offline per un po' di tempo. Quindi, incredibile, continua a funzionare. Allora, precisazione comunque, ora state vedendo tutti i test in cui è andato. Vi assicuro che ci sono stati altri casi in cui non è andato, cioè replicando, provando più o meno alla stessa maniera, o a scappare a piedi o a scappare sul monopattino, altre volte non è andato. Buonasera, allora adesso... No, ma non è che lei interloquisce con il ladro. Quindi questo è acceso? Mi faccia è vedere tutti gli accessori che ha a disposizione. Allora, ecco, un bellissimo orologio dal valore di, non so, 200-300 euro. Questo è un bel Pixel. Adesso ti installo un'applicazione per la banca per passarmi tutti i soldi. Ma non ci pensare proprio. Scatta la fuga. Signori, in questo caso Nicolò aveva anche l'orologio connesso al Pixel, quindi avrebbe dovuto funzionare anche meglio invece. Podaria adesso arriva a casa mia, che questo è ancora... Se ancora non ha funzionato una mazza. Fatto in tempo. Vabbè, allora installo e mi passo. No! Però sono contento di essere riuscito a farlo funzionare in diversi casi, perché comunque è una roba complicata da testare. Cioè, come fa... Cioè, se anche poi ti ci metti più di una volta di fila, magari comincia il telefono a diventare strano, perché visto che diceva che capiva il wifi, io ho provato a correre a sufficienza per allontanarmi magari dalle reti wifi anche della zona. Perché comunque magari funziona che capisce anche in base a quando stanno cambiando le reti wifi, che ti stai allontanando del botto da un punto. Non so esattamente quali sono questi algoritmi IA che capiscono, no? Quindi capite che effettivamente è molto complicato andarla a testare e replicare una situazione strana della quotidianità. Soprattutto se lo vai a sperimentare magari più volte di fila, non è più così strana, non è più così anomala, e quindi il telefono magari va in crisi e non capisce. Quindi ci sta che sia difficile da replicare. L'importante è che funzioni. E soprattutto avevo letto anche da qualche parte che andava al massimo due volte al giorno. Che ci sta anche questo, perché se no magari se si bloccasse di continuo sarebbe una cosa fastidiosa. Non è che te lo giurano più di due volte al giorno, ma se sfiga se devi andare a Lourdes a farti benedire. Quindi comunque ci sta. Ah, ma scusa Onto, ma mi ridia l'orologio, disgraziato. No, venga qua. Proviamo a vedere invece adesso come funziona quella roba lì di blocco remoto. Se il dispositivo viene rubato, puoi bloccare il suo schermo con un numero di telefono android.com/lock. Quindi noi andiamo in diretta su questo sito. È una schermata apposita di trova il mio dispositivo, novità, che ci dice: blocca il dispositivo Android smarrito rubato, inserisci il numero di telefono del dispositivo che vuoi bloccare. Ci dice: l'impostazione blocco remoto del dispositivo deve essere attiva. Il dispositivo deve essere online. Se il dispositivo è offline, il suo schermo verrà bloccato automaticamente quando tornerà online. Quindi comunque questa è una cosa da fare immediatamente dal telefono di un amico, da chiunque. Insomma, riuscite a simulare un secondo il telefono, appena ve lo ciurano dalle mani, voi subito, la prima roba da fare è questa qua: inserire il vostro numero su questo sito. Telefono sbloccato, proviamo ad inserire il numero. Eccolo qua, attenzione. Blocca dispositivo. Ma guardale però, disgraziati, cioè, ma io ho chiesto blocca dispositivo, mi chiedi il verificare il captcha, ma sono cose immediate Google, ma non me poi fa sta cosa. Ma questa è la stronzata del secolo però, ma scusa, ma io c'ho fretta da bloccare il telefono, mi chiedi, vedi degli autobus qui, ma va vaffanculo, verifica, poi magari sbagliate, vabbè, io ho fatto verifica, ok, si è bloccato subito, l'ho risbloccato e ci dice il dispositivo è stato bloccato, controlla impostazioni del blocco remoto per apportare modifiche. Vediamo se lo rifaccio, è sbloccato, blocca dispositivo, di nuovo, seleziona i ponti. Ma butteveso dal ponte voi altri, ma mi pare normale. E non è finita qua. Ci sono altre chicche della sicurezza che hanno aggiunto. Per esempio, in Android 15 le app di terze parti che hanno accesso alle notifiche non potranno comunque avere accesso agli OTP, ai codici OTP che arrivano per la verifica, per sicurezza. Insomma, è bene che le app terze non gliene deve fregare di queste robe. Oppure, l'app messaggi rileverà sempre più messaggi scam, anche quelli tipo i job scam, cioè i messaggi quelli di lavoro che vi contattano di: ah, sono l'amministratore della Warner Bros, vuoi mettere mi piace ai nostri video? Tutte queste stronzate, ho fatto un video su come si può guadagnare grazie a questi, ma non fatelo perché è sempre riciclo di denaro sporco, roba illegale, roba che non dovete assolutamente fare. Però per dire, rileverà in automatico le scammate di questo tipo. Insomma, tutto questo unito alla nuova rete di trova il mio dispositivo che avevamo già testato in un video passato, la localizzazione da spenti dei Pixel e non solo. Insomma, tutte queste chicche lato sicurezza sono davvero topless, alcune meglio di Apple. Si vede che Google si sta impegnando tanto per far sì che
che finisca quella voce nazionale popolare che Android è poco sicuro, l'iPhone è sempre più sicuro. No, forse non più, forse manca solo che miglioriamo l'integrazione delle camere nella terza e davvero proprio l'iPhone ci cago sopra e sta bene così. Beh, che dire signori, la marsità che tutto questo di default, tutte ste robe qua erano disattivate, disgraziati maledetti. Attivatele di default, Musi Marsi, ste robe di importanti. Ma signori, c'è una parentesi marsa doverosa da fare. L'euforia mi stava facendo perdere il lume della ragione, ma non dimentichiamoci che Google si è dimenticato della roba più importante. Bene che mi fai bloccare il telefono se me lo ciulla, non mi proteggi i dati, ok. Ma se vogliamo anche mantenere più precisa una localizzazione e tutto, non mi puoi consentire ancora, se il telefono è ancora bloccato, di tirar giù il pannello di Quick Toggle e spegnere internet, wifi, rete dati, spegnere Bluetooth, mettere in modalità aereo, fare tutto quel che mi pare anche se il telefono è bloccato. No Google, no! Spero che cambiate questa cosa, che non è tollerabile. Certo, la nuova rete di trova il mio dispositivo funziona anche da spento, quindi comunque lo dovrebbe geolocalizzare. Avevamo testato un video in passato, però perché bisogna complicare la vita per le cose più imprecise? Lasciami tutto acceso, così il Marso non può neanche disattivare e posso trovare tutto quanto bello preciso. E dai Google, su, ci arrivi a fare queste funzioni? Ma mi lasci ste stronzate qua, dai mettetemi piacque e condividete il video, perché nessuno fa notare sti dettagli, nessuno fa delle critiche costruttive di questo tipo ai brand, e queste sono le cose più importanti, o no? Oh, e commentate, no? A parte questo, fatemi sapere cosa ne pensate di Google e della svolta, di quanto stanno migliorando sotto questi punti di vista, ma soprattutto, se arriviamo a 6.000 likes, provo a bypassare i Pixel aggiornati ad Android 15 con la classica procedura tipo l'FRP Unlock, sapete, quelle robe lì che trovate i video dei peggi indiani che vanno a fare queste scammate. Hello everybody, we are here, the phone is blocked, che vanno a tentare di sbloccare, di bypassare quel blocco che viene fuori quando tipo un ladro prende il telefono, va in recovery, magari resetta, fa cose, però una volta riacceso il telefono ti chiede: no, devi rimettere l'account Google che c'era prima. Ecco, questi video FRP Unlock servono, ci sono proprio questi indiani che nella vita come obiettivo proprio stanno giorno e notte, non dormono, stanno tutti chiusi dentro i container a fare questo di lavoro, proprio a cercare di bypassare quel sistema di protezione lì. Se arriviamo a 6.000 likes proviamo assieme a bypassarlo su Android 15, voglio vedere se ad oggi c'è ancora questo grosso problema di Android, che è relativamente facile ancora magari raggirarlo, a differenza di Apple che è molto più complesso. Avevo fatto un video anche su come bypassare i dispositivi del fruttarolo, ma era grazie a programmi a pagamento, roba che costava anche un sacco, roba terza che poi di continuo Apple continuava a bloccare, quindi erano tutte procedure proprio temporanee che poi non andavano più. Insomma, è un casino per quanto riguarda Apple. Su Android è o era molto più facile, lo scopriremo assieme. Buon bricaggio a tutti e se vediamo ad un prossimo video. Meglio! Allora mi vado a prendere un fiato telefono in prestito a tempo indeterminato, poi te li noleggio a pagamento per fare questo meraviglioso video, provi a sbloccarli, ci riesci? Me li restituisci e mi pigli i soldi del noleggio e rivendo anche i telefoni, a posto. Affare fatto!